il riconoscimento degli apprendimenti maturati attraverso il servizio civile si muove nel quadro di una normativa nazionale che ha invitato a procedere in tal senso tutte le regioni e le province autonome. Si inserisce, per quanto riguarda il Trentino, nell'applicazione della legge 10 del 2013 sull'apprendimento permanente e riconoscimento degli apprendimenti maturati attraverso le esperienze, in modo non solo coerente con la normativa nazionale e provinciale, ma anche con una visione lungimirante. L'Agenzia Famiglia e l'Ufficio del Servizio Civile hanno ritenuto importante riconoscere ai ragazzi e alle ragazze che svolgono il servizio civile gli apprendimenti maturati attraverso l'esperienza del servizio civile. Si è proceduto attraverso un lavoro di affiancamento da parte di persone esperte della Fondazione De Marchi, che hanno aiutato i ragazzi e le ragazze a elaborare il cosiddetto dossier di trasparenza. Questi sono alcuni esempi, sono dei lavori qualitativamente molto validi e quantitativamente anche molto significativi, che hanno richiesto un tempo importante di impegno di lavoro, al termine della quale la persona dimostra di aver acquisito una competenza in modo specifico. Ogni dossier sia relativo ad una competenza. Quello che oggi, adesso io tra poco consegno alle ragazze e a Martino, è il cosiddetto documento di trasparenza. Questa denominazione è prevista a livello nazionale, recepita a livello provinciale trentino. Recentemente, a dicembre, la Giunta Provinciale ha approvato anche una deliberazione in merito che norma l'applicazione della normativa più ampia. Il documento di trasparenza, come dice il nome, mette in evidenza, rende trasparenti e leggibili degli elementi che invece di solito sono opachi, non visibili, cioè la capacità di esercitare alcune attività. E quando queste sono trasparenti, invece si possono non solo leggere, ma valutare. Con questo documento di trasparenza le ragazze e ragazzi possono, in prospettiva, sia in provincia autonoma di Trento, sia in altre regioni italiane, ove questa competenza è presente nel repertorio provinciale o regionale, ottenere la certificazione della competenza. Il repertorio trentino è in fase di incremento e quindi mano a mano il numero di profili di competenza aumenterà sempre, fino ad includere anche tutte quelle che i ragazzi e le ragazze finora hanno riconosciuto. Oggi abbiamo consegnato ad altri ragazzi il certificato, qualcuno ha potuto venire, sono 12 ragazzi che hanno concluso finora il percorso, altri stanno iniziando proprio questo mese un percorso di riconoscimento.